Giovedì si torna in aula per i fatti del 24 gennaio 2015, data che Cremona non dimentica perché Cremona da quel giorno ha perso la sua innocenza e si è ritrovata cambiata, soprattutto nel rapporto con i centri sociali, organizzatori della marcia di protesta contro i nemici politici di Casa Pound e di solidarietà per il compagno Emilio Visigalli, ferito in una rissa all'ombra dello stadio Zini qualche giorno prima, un corteo terminato poi con la devastazione della città. Ed è proprio per il reato di devastazione che altri tre antagonisti giovedì 7 luglio andranno alla sbarra, proprio come è avvenuto per i quattro compagni che li hanno preceduti e che il 21 gennaio scorso, ad un anno da quei fatti, sono stati condannati con rito abbreviato a 4 anni di reclusione dal giudice Pierpaolo Beluzzi. Un'udienza che si preannuncia calda, non fosse altro per la nuova chiamata che i centri sociali stanno attuando attraverso i social e la fiorente rete dei siti internet che li unisce in tutta Italia. L'obiettivo è dimostrare solidarietà agli accusati e riportare a Cremona, davanti al tribunale, quanti più compagni possibile, armati naturalmente solo da buone intenzioni, le stesse del 24 gennaio 2015.